È partito il Giro di Lombardia, 116 corridori, assi e gregari di tutta Europa. Sfida il gruppo sotto l'impulso dei più coraggiosi e la media si annuncia elevata. Tra i temerari un grande nome, Zilioli, scala il Sormano con alla ruota Dance. Il gruppone non sa che pesci pigliare, di solito all'inizio non scattano che le mezze figure, ma Zilioli è un cliente pericoloso, tanto forte che ben presto sulle rampe del Ghisaldo il torinese è ormai solo, una formicuzza sulla montagna. Alla chiesetta del Ghisaldo, dove i ciclisti onorano la loro protettrice, Zilioli passa con 1:15 di vantaggio. Vale la pena insistere? Poco meno di 200 km davanti a lui. Meglio lasciarsi riassorbire dal gruppo, che inalbera la maglia iridata di Simpson e quella tricolore di Dancelli. Gli organizzatori hanno scovato ogni possibile salita intorno al lago di Como vestito di grigio. Ed ecco in Valsassina la nuova fuga. Stavolta l'anima Gianni Motta, altro asso in libertà vigilata. La fatica comincia a tagliare le gambe, anche quelle milionarie di Jacques Anquetil, delfino di Francia. La sua azione si fa sempre più pesante. In testa, sugli strappi della valle di Intelvi, il gioco sembra fatto. E a tutto favore di Motta e Simpson. Poggiali e Massignan secondi. Tra i battuti Pulidor e Anquetil. Le vedette della corsa sono Simpson e Motta. Il falco biondo è la grande speranza degli italiani. Tony Simpson è un regalo insperato per una nazione pochissimo ciclistica, quale l'Inghilterra. La regina l'ha fatto baronetto quando ha vinto il mondiale e lui oggi chiude la settimana britannica di Milano staccando Motta e volando solo a Como. Oltre 3 minuti di distacco ad altri 2 stranieri. Italiani il quarto e il quinto. Colpa della fame o della fame?